Ringrazio innanzitutto Tesi, in particolar modo Katiuscia, Marchesan, che c'è già, diciamo, è già intervenuta 2 settimane fa nell'incontro quello sul controllo di gestione, che aveva avuto un ottimo successo. Anche questo pensiamo che lo avrà, ecco, perché Katiuscia è molto, devo dire, molto brava. Ringrazio anche Massimo Lomen di Tesi, che vedo collegato, per la disponibilità che ci hanno dato a questo ciclo di seminari. Vi ricordo, penso più o meno lo saprete già, ma sono organizzati dal nostro gruppo ICT, di Confindustria Canavese. Io sono Davide Abrissone, sono il segretario del gruppo. Questa sera parleremo di un argomento, francamente, devo dire, mi incuriosisce molto, ma non voglio anticipare nulla, uno perché non voglio rovinarvi la sorpresa, ma due anche perché devo dire che è un argomento che non conosco assolutamente e quindi ho bisogno anch'io di seguire molto attentamente quello che ci dirà Katiuscia. Quindi parleremo di RPA, Robotic Process Automation. Ecco, do le solite indicazioni che ovviamente mi avrete già sentito dire, ripetere diverse volte. Allora, tendenzialmente appunto Katiuscia inizierà con la sua presentazione, poi insomma magari si interromperà anche per chiedere se ci sono domande e quindi sarà possibile porre domande. In alternativa quindi si potrà fare domande sia direi anche collegandosi video e audio, sia utilizzando la chat che trovate appunto muovendo il mouse per chi non l'avesse ancora provata e cliccando su quel tastino mostra conversazione a fianco della manina. Ecco, la manina è una new entry di Teams, c'è già in altri sistemi di web conference. Devo dire che non l'abbiamo ancora utilizzata, però di solito serve per in qualche maniera prenotarsi per parlare, quindi eventualmente possiamo anche fare l'esperimento stasera di utilizzare la manina. Ecco. Chiedo la cortesia di disattivare microfoni e audio, microfoni e video, in maniera da non creare magari disturbi durante la relazione e appunto poi di attivarli ovviamente se c'è necessità di porre delle domande. Io a questo punto passerei la parola a Katiuscia, che credo sia pronta. Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere qui con noi. Innanzitutto, come diceva Davide, considerate che deve essere più una discussione, un dialogo, quindi le domande assolutamente molto volentieri in ogni momento, non c'è problema, abbiamo una presentazione perché dobbiamo avere una guida che ci aiuti nel trasmettere quello che oggi avremo piacere di raccontarvi, ma sicuramente l'interazione non può che arricchire e qualora non riuscissimo a vedere tutte le slide, non c'è nessun problema, quindi preferisco magari interagire, affrontare dubbi, insomma, arricchire reciprocamente il bagaglio culturale piuttosto che andare avanti con la presentazione. Quindi io se sono in presentazione non vedrò le domande, ma se le vedi tu, Davide, interrompimi o chiunque voglia, insomma, voglia Sì. chiedere qualcosa, io sono. Mi piace, diciamo, l'abbiamo vissuto anche l'altra volta come una cosa molto fresca, libera, senza troppe, quindi mi piacerebbe viverla così. Volevo solo raccontarvi il taglio con cui io vi parlo di RPA. Io non sono un'informatica, quindi il taglio che daremo oggi è la cosa che ci piace condividere anche con questo progetto, di appunto di condivisione di informazioni. Ci piacerebbe condividere un pochettino quello che è l'RPA, perché se ne parla tanto. Abbiamo una brevissima demo per farvi vedere di che cosa si parla e poi vorremmo portare un po' quella che è la nostra esperienza sul campo, quindi che cos'è, dove si può applicare, che cosa bisogna fare attenzione, tutto a livello di analisi funzionale piuttosto che con un taglio prettamente diciamo di front-end, raccontato da una persona amministrativa. Quindi non sono in grado, ve lo dico per trasparenza, di rispondere a domande tecniche con quale linguaggio, qual è il migliore, non lo so, se avete domande di questo tipo le possiamo raccogliere, possiamo poi anche in separata sede farvi rispondere da persone più competenti di me,
col team con cui insomma collaboro di solito, oggi il taglio che vogliamo dare, il motivo per cui io sono qui e non c'è più la persona tecnica, è più che altro raccontarvi che cos'è e un pochettino come ci si può approcciare all'RPA, perché ripeto, se ne parla tanto, noi ci lavoriamo con successo da anni e ci piace pensare di poterlo condividere con voi. Gli RPA li chiamano software intelligenti, dei robot, sono sostanzialmente in grado di imitare le azioni umane. Noi vi parleremo di RPA in ambito amministrativo, poi, ambito amministrativo che vuol dire dalle registrazioni contabili, gestione di magazzino, e quindi sono in grado questi RPA di seguire una sequenza di step per arrivare ad un risultato. Quindi emulano direttamente emulano le operazioni che fa l'operatore, quindi a livello di front-end. Cosa vuol dire a livello di front-end? Un RPA agisce sullo schermo e muove il video, muove, scusate, il mouse e la tastiera come se fosse un operatore. Non impattano, non vengono impattati quindi i sistemi del cliente. Sostanzialmente, quindi l'automa è programmato per interrogare i sistemi aziendali, preleva delle informazioni, le può elaborare, poi ci sono diversi tipi e modelli di automazione, magari ne possiamo parlare un pochettino dopo, elabora la richiesta che deve essere processata, processa l'operazione e poi aggiorna le informazioni e dà dei feedback. Appunto, ambiti di applicazione dal front-end, dal front office, back office o comunque in ogni caso in cui ci sono operazioni massive. Cosa vuol dire per operazioni ripetitive? Dobbiamo emettere molte note di credito, ma non esiste, adesso dico una sciocchezza, non esiste un modulo nel nostro sistema informativo per poter caricare massivamente questi dati. Magari non è possibile interagire o agire sul sistema informativo ed ecco che l'automa, l'RPA, è in grado di agire sul front-end senza cambiare il sistema del cliente o il sistema legacy piuttosto che gli ERP per poter aiutare in questo genere di operazioni. Prima di andare avanti, mi piacerebbe farvi vedere una demo perché secondo me è più chiaro, soprattutto sarà anche più chiaro quello che andremo a dire dopo, perché io non so, magari molti di voi hanno già lavorato con automi, per cui vi è chiaro come funzionano. E in realtà, per coloro che magari non li abbiano mai visti, la demo che andremo a fare, ora vabbè, vi introduco soltanto questo che state vedendo, solo per comprendere poi quello che fa la macchina, è la home page di un prodotto nostro che si chiama ILISE, che serve per contabilizzare gli asset. Poco vi importa, sta di fatto che tipicamente la persona dovrebbe, qualora volesse inserire dei nuovi contratti, dovrebbe andare a inserire un nuovo contratto, cliccare nuovo, digitare qui delle informazioni, digitare qui delle date, digitare qui dei tassi, andare in righe, fare nuovo, digitare, insomma, questa è l'operazione di inserimento. Adesso facendo delle cose molto brutte, di inserimento manuale. L'uomo dovrebbe fare queste operazioni. Diciamo che salvare, scusa, se. Diciamo che l'azienda ha deciso di automatizzare questo processo e quindi la demo che vi faccio vedere che cosa fa? Simula tutte queste operazioni che adesso vi ho fatto vedere più alcune altre per andare a registrare in questo caso questi asset, questi cespiti, forse una prima nota sarebbe uguale, un reso, una bolla, eccetera, eccetera. Come lo fa? In questo caso specifico abbiamo un file di input che abbiamo preparato, credo solo con due righe, solo perché il file di input in questo caso è un Excel, viene depositato in una directory prestabilita con dei campi prestabiliti e una volta che facciamo partire l'automa, lui comincia ad elaborare. Elabora che cosa? Quello che è scritto nel file Excel, che quindi viene popolato dalla persona, in questo caso diciamo amministrativa, che vuol fare elaborare un file, secondo le logiche che sono state date. Allora, adesso in questo caso, vabbè, l'automa è molto a pochi, al file di input, in questo caso abbiamo scelto il file di input che si trova in questa cartella, si può sfogliare, si possono aggiungere quale foglio, foglio 1.
Attesa di avvio dell'app sono tutti i parametri che si possono dare per andare a correggere, lo dico mentre lo guardiamo, quelli che possono essere dei ritardi di avvio dell'applicazione. Si può decidere anche di aumentare o diminuire le attese di alcune operazioni che vedremo. Questa attesa di calcolo, questa videata la vedremo ancora dopo, ci dice prima di fare il calcolo, che è una delle operazioni che devi fare, aspetta 10 secondi, ne volessimo 12. Questo perché? Perché a seconda delle operazioni che dobbiamo fare, se per esempio noi dobbiamo gestire 3 o 4 legal entity, e magari una legal entity ha tantissimi cespiti, sarebbe necessario dare un tempo di attesa di 25 secondi. In realtà per un'azienda che ha molti meno cespiti ne sono sufficienti 5. Ma perché parliamo di secondi? Noi stiamo parlando di un processo che deve lavorare in autonomia e la demo che stiamo andando a vedere è una demo che è stata fatta ed è rallentata per permettere magari anche i ritardi della condivisione, per permettere a chi non ha dimestichezza anche con questo strumento e con Elise di capire quello che l'automa fa. Quindi è rallentata per permettere a me di parlare e a voi di seguire quello che sta facendo. Solitamente però stiamo parlando di attività massive. Quindi anche i tempi di attesa di 5 secondi piuttosto che 7 secondi tra un'operazione e l'altra potrebbero essere cruciali, perché magari se la stessa operazione deve essere ripetuta 10.000 volte, avere anche 5 secondi per ogni operazione in più e in meno fa la differenza. Perché è vero che lavora l'automa e noi non dobbiamo guardarlo, ma è anche vero che abbiamo del tempo macchina utilizzato e se noi avessimo tanti automi potremmo anche avere una criticità anche di utilizzo delle macchine, piuttosto che dei tempi di consegna. Quindi, solo per dirvi perché che si possono parametrizzare dei tempi lato utente, oltre che i tempi di ritardo che il programmatore ha dato ad ogni singolo click, perché a fronte di ogni singola operazione dice quanto devi aspettare prima di fare l'operazione successiva. Quindi le fasi di sleep, di delay tra un'operazione e l'altra, e anche qui devono essere valutate in base all'operazione che stiamo facendo. Quindi adesso ho caricato in questa directory un foglio, nel foglio 1 ci sono i dati che voglio caricare, ho definito quali sono i miei tempi di attesa, e ho ancora un'opzione se avviare l'applicazione o farla trovare aperta. Adesso la faccio trovare aperta perché temo che con la rete di poter avere dei ritardi. Quindi avviamo l'elaborazione. Quindi cliccando su Elabora, iniziare l'elaborazione. Sì, che cosa? Clicchiamo sul sì, vuol dire che l'automa comincia a cercare il file di input e si posiziona per partire. Ora clicco sì. L'unica cosa importante è che mentre l'automa funziona, e adesso funziona, ripeto, con i 5 secondi di ritardo, io non posso modificare, toccare il mouse e la tastiera, perché lo sta facendo lui per me. Lui adesso ha cliccato su anagrafiche, i contratti, clicca su nuovo e crea un contratto, tipologia di contratto, seleziona la tipologia 1, seleziona il fornitore 1 perché sono quelli che abbiamo scelto. Affitto uffici 1 è vabbè, l'esempio, questo sta compilando tutti i vari campi in base ai dati che ci sono nell'Excel. Se nell'Excel ci fosse scritto affitto ufficio 15, avrebbe scritto naturalmente 15. In questo caso, ripeto, perché l'uomo non può, non posso toccare il mouse? Perché se io adesso spostassi il mouse, il sistema perderebbe le coordinate, quindi anche quando parlo dei tempi, oltre ai tempi che sono importanti perché noi dobbiamo dare al cliente magari quell'operazione, il risultato entro certi tempi, ma stiamo anche impegnando in questo momento un PC che nessun altro può utilizzare. Adesso ha cliccato su nuova riga perché abbiamo detto che questo contratto ha una riga, ha impostato le date inizio da gennaio a giugno del 2019, paghiamo 1.000 euro con la data di pagamento 1 gennaio 2019 mensilmente anticipato. Poi adesso procederà con lo step successivo, che è l'inserimento di una nuova riga di canone che parte dall'1.7, quindi successiva all'altra, e tutti questi dati sono nel file Excel. Naturalmente, che cosa può succedere? Che cosa è importante verificare? Prevedere anche dei pop-up di errore. Per esempio, se noi mettessimo una data errata
se il sistema ci desse un errore, dovremmo prevederlo. Ora ha inserito le due righe, lui sta lavorando. Come vedete, i tempi di attesa tra una videata e l'altra sono, ripeto, rallentati per permettervi di seguire. Ha salvato il contratto, chiude questa finestra, chiude anche questa finestra e adesso deve procedere con il calcolo. Prima abbiamo de detto, diamo un delay sul calcolo di, non me lo ricordo, 15 secondi. Perché? Per permettere a tutte le società, per permettere all'operatore di decidere quanto è impegnativo il calcolo in questo caso. Qui abbiamo lasciato 15 secondi, onestamente, come vedete sembrano pochi 15 secondi, ma adesso noi stiamo aspettando per 15 secondi e sono eterni. Dopo aver fatto il calcolo, l'automa è programmato per andare, abbiamo inserito un contratto. L'abbiamo calcolato tecnicamente, poco vi importa, e adesso vogliamo estrarre il dato e vedere che cosa ha prodotto, perché abbiamo deciso che dopo aver fatto questa operazione abbiamo bisogno di avere il report. Noi in questo caso abbiamo inserito un solo contratto per non tediarvi. Naturalmente, ne avessimo inseriti 100, lui avrebbe finito il primo contratto, sarebbe ripartito con il secondo. Ripartendo con il secondo, comincia dall'inizio. Qui, come vedete, sta cliccando su esporta. Adesso aspetto solo che l'automa finisca e poi faccio vedere il report in Excel che ha estratto. In questo caso, abbiamo, come dicevo, elaborato solo un contratto con due righe per farvi vedere. Ha terminato regolarmente. Avessimo avuto più di una riga, prima di andare a fare il calcolo, avrebbe proceduto con l'inserimento di tutte le altre righe, il calcolo finale e poi l'esportazione in Excel, che vabbè, poco vi importa di che cosa abbiamo esportato. Questo è il valore attuale del mio cespite, ma direi che non è oggetto dell'analisi dello studio di oggi. Quindi, i tempi di attesa del calcolo, ho elaborato solo una società che ha 10 cespiti, metto 5 secondi, ne devo elaborare una che ne ha 100, metterò 50 secondi, flessibilità. L'automazione ci permette anche di avere una modularità nella implementazione. Per esempio, adesso abbiamo deciso di fare, ora banalizzo rispetto a quello che abbiamo appena visto, abbiamo deciso di fare inserire tutto e fare solo un report, abbiamo questo progetto. Però magari sappiamo che un domani, oltre a fare questo, vogliamo anche fare delle altre operazioni, per esempio, dopo aver estrapolato l'Excel, vogliamo andare e confermare tutti i contratti, che è un'altra operazione di cui poco vi importa, sapere che cosa fa. Ma possiamo aggiungerlo in un secondo momento. E la modularità degli automi ci permette anche di affrontare dei progetti che possono sembrare anche molto, diciamo, sfidanti all'inizio, ma affrontarli step by step. Quindi, senza necessariamente andare a fare un progetto che magari ci potrebbe impegnare mesi, senza sapere poi alla fine i benefici, si possono apprezzare i benefici step by step. Quindi in questo momento per l'automa che noi abbiamo visto, innanzitutto, come avete visto, noi avevamo questo programma Elise che funzionava e continua a funzionare come prima. Non abbiamo dovuto cambiare il codice o chiedere delle modifiche ad Elise per fare dei caricamenti massivi. Non abbiamo dovuto modificare il nostro sistema. Abbiamo interagito front-end andando a chiedere all'automa di inserire, di simulare quello che fa l'uomo, l'umano. Quindi è modulare, è flessibile, peraltro sfrutta l'interfaccia degli applicativi senza andare comunque a fare delle implementazioni. Una cosa molto importante, tutto si può fare? No. Abbiamo fatto parecchi test e per l'esperienza che abbiamo, per esempio, abbiamo lavorato con tante applicazioni legacy dei clienti, come potrebbe essere questa, che era nostra, e in molti casi è possibile automatizzare dei processi, in altri casi è molto difficile, in altri casi ancora è possibile parzialmente. Quindi si può fare tutto? No, direi di no, attualmente no, anche perché poi diventa anche un discorso di costi e benefici. Si può fare molto? Sì. Noi, per esempio, proprio per la nostra esperienza,
le web application solitamente sono quelle che ci hanno dato più difficoltà nell'interpretazione, nell'andare della standardizzazione, eccetera, eccetera. Suggerimento, anche perché oggi vuole essere un momento proprio di condivisione in cui abbiamo visto che cos'è un automa e quali possono essere eventuali. Per esempio, lo studio iniziale è molto importante. È importante la consapevolezza delle persone dell'azienda che conoscono il proprio tool e sanno quali sono costi e benefici attesi. Ed è importante, prima di pensare a progetti veramente molto importanti, capire che cosa bisogna, qual è l'ambito di applicazione, dove vogliamo applicarlo, sapendo che è possibile farlo con una certa flessibilità e integrazione successiva, con quale progetto pilota partire, perché solo così si può affrontare un progetto con consapevolezza. Ripeto, il taglio di oggi è un taglio veramente più di analisi funzionale, di condivisione di alcune criticità viste. Per esempio, è molto importante nel dialogo con l'azienda, con l'analista, che poi una quale alla quale si affida un processo di automazione, verificare chi l'azienda deve avere ben chiare quali sono i flussi aziendali, i processi che vuole automatizzare ed eventuali anche interazioni con altri processi. Perché non ci rendiamo conto che è veramente un punto di vista un po' diverso, no? Non ci rendiamo conto che mentre l'uomo, mentre vede le cose, mentre vede lo schermo, vede un pop-up, sa che se si clicca in un certo posto ci sono. In realtà l'automa non vede, l'automa deve essere programmato per sapere che in quella circostanza ci può essere una possibile altra interazione e quindi prevederla. Quindi è veramente molto importante capire qual è l'ambito di applicazione, a che cosa si vuole applicare e trovare i key user, quindi le persone nell'azienda che conoscono bene il processo. Perché anche la riuscita o meno di un progetto di automazione dipende molto anche da questo, perché bisogna comunque lavorare a quattro mani con chi sviluppa per cercare di capire quali sono i punti eventuali di debolezza, quali sono eventuali problematiche che potrebbero sorgere, piuttosto che, perché poi tipicamente l'automa che cosa fa? Riceve, diciamo, 10 casi da lavorare, a seconda di come viene programmato, si può bloccare qualora non riesca a qualora l'interazione con l'applicativo non dia soddisfazione alla programmazione che ha avuto, si può bloccare, oppure può dare un messaggio di scarto, preferibile, e record scartato, passiamo al successivo. Record scartato, passiamo al successivo, implica che comunque si vadano a identificare quali sono i motivi di stop e quindi sapere esattamente quali sono i flussi, i processi da automatizzare e mettere in campo le persone utili affinché possano interpretare bene i comportamenti del tool che si vuole, sul quale si vuole agire sono molto molto importanti. È anche molto importante verificare quali sono i benefici attesi. Quindi, se devo dire la verità, dal punto di vista dell'approccio ad un potenziale processo di automazione, è veramente un grande focus se l'analisi preliminare, quindi verificare l'ambito sul quale si vuole procedere e anche gli step, quali parti del processo automatizzare, quali no, poi affidarsi e fare uno studio e probabilmente è utile anche verificare con un progetto pilota. Quindi prima di la consiglio, se mi posso permettere, dall'ambito della mia breve, ma insomma mia modesta esperienza, è partire con un processo pilota e capire se è applicabile, quali sono effettivamente i benefici, l'effort e come si colloca un processo di automazione nell'ambito della nostra organizzazione. Nell'ambito della scelta è molto importante verificare i benefici e l'effort,
sia a livello di costi, perché poi ricordiamoci che quando si parla di costi e benefici, dobbiamo verificare sicuramente il lato economico, perché è inutile dire che ci sono, i soldi sono sempre molto importanti e la valutazione economica guida sicuramente le nostre scelte, ma anche a livello di organizzazione aziendale. Ci piace sempre riflettere con i nostri interlocutori per i costi, quindi è necessario che l'azienda abbia ben presente quanto tempo impiega oggi per fare quell'operazione e poi quali sono le persone coinvolte e in quale periodo di tempo. Se per esempio un'azione è molto ripetitiva e impegna delle persone per molto tempo, bisogna anche valutare se queste persone potrebbero essere impegnate in altro modo, piuttosto che valutare se queste operazioni ricadono, magari adesso io sono più amministrativa, quindi in un periodo dell'anno in cui c'è la chiusura del mese. Se mentre c'è la chiusura del mese e le mie persone amministrative dovrebbero fare analisi dei dati per vedere come stiamo andando a livello di chiusura, ma sono anche impegnati nel seguire queste operazioni, sicuramente quando io devo valutare i benefici di una possibile automatizzazione, automazione di processi, devo tenere in considerazione anche questi aspetti. Quando si parla peraltro di automatizzare, in alcuni casi c'è veramente semplicemente la parte, diciamo, di robottino. Do un file prelaborato in pasto a questo automa e l'automa si muove. Si possono pensare anche delle interazioni col sistema. Abbiamo lavorato recentemente, per esempio, con SAP, solo per fare un esempio, e abbiamo fatto un processo di automazione completo che prevedeva di interrogare un conto contabile, fare un report, fare un altro report, combinare i due report per avere tutte le informazioni necessarie per dare all'automa i casi da elaborare a livello di robotica e di, diciamo, spostamento del mouse sulla tastiera. Questo, per esempio, solo per dirvi, l'abbiamo affrontato in momenti diversi. Avevamo prima lavorato sulla parte di automazione, facciamo muovere, anche per sincerarci che l'abbiamo fatto come studio nostro. Per sincerarci che non ci fossero elementi ostativi anche dal punto di vista di interfaccia con il tour aziendale, smarcato quel punto, che si può fare, l'abbiamo testato con successo, abbiamo implementato anche l'altra parte. Quindi si parla di un piano globale, un piano generale del nostro studio, suddiviso in fasi, e abbiamo analizzato prima la fase più critica, perché qualora l'automa non fosse stato in grado di lavorare sul tool del cliente, avremmo perso tempo anche nell'altra fase. Quindi, stabilito che quella parte era possibile, comunque era fattibile, abbiamo fatto anche l'ulteriore step di fare le rielaborazioni precedenti. Io non sento domande, vado avanti, ma disponibile a fermarmi in qualunque momento. Katia, sono Giorgio, ciao. Ciao. Ciao, ma io ne avrei un po' di domande. Ti ho lasciato parlare perché insomma, che tu completassi tutto così, il flusso, no? Ma posso farne qualcuna? Assolutamente sì. Dunque, allora, premesso che la cosa chiaramente è molto interessante. Però ovviamente io nel mio parlare esprimo un punto di vista che dipende chiaramente dall'ambiente e dall'esperienza che ho maturato, quindi può essere anche parallela, affiancata, magari sovrapponibile, non lo so, quindi teniamo conto di questo fatto. Però mi sono venuti in mente un po' di spunti, perché per esempio nel mondo ERP dove opero io vengono già fatti degli automatismi di questo genere, no? La prima domanda che mi viene in mente è, per esempio, se questo genere di attività può essere gestita anche in ambito cloud. Cioè, se io ho un applicativo cloud, questo RPA ha un senso? Perché da quel che mi pare di capire, lavora su oggetti eseguibili, quindi in ambiente client server.
Allora, teoricamente, ti dico, adesso dire dipende è un po' forzato, però sostanzialmente noi, vabbè, a parte il fatto che abbiamo lavorato anche con applicazioni in Citrix, e quindi potrebbe essere, se vuoi, anche... Sempre client server, quindi un Ok. lavoratore di client server, quindi non è cloud. E sul cloud dipende anche molto da quanto è standard, diciamo proprio adesso dico la videata, quindi l'interfaccia che vede il cliente, perché anche su una pagina web, per intenderci, se le finestre sono standard, è possibile con, diciamo, perché poi non sempre si usa la stessa regola per spostarsi o andare all'inizio della pagina, a metà, alla fine, perché poi si lavora sia in termini di con diverse, voglio dire, con diverse tipologie di approccio, no? Spostando la finestra, spostando il mouse, spostando il cursore, eccetera, eccetera. Se le pagine sono sufficientemente standard, perché questa è la cosa importante. Quindi, per esempio, quando dico standard, ora dico una scemenza, ma una pagina, se si apre così, per l'automa e così? Sì, io penso che tu intenda dire che i campi in quella for sono sempre gli stessi e i bottoni sono gli stessi, in modo tale che l'automa possa andare esatto. più sicuro in quel senso lì. Esatto, No? Perché considera che l'automa in qualche modo, se io apro questo file e gli dico di andare a scrivere qui su questa cella, va a scrivere qui. Ripeto, poi in alcuni casi ci si muove con il tab, non è uguale, adesso sto veramente un po' banalizzando, però se io mi immagino anche la pagina web, laddove siamo riusciti per esempio a interagire, era però molto standard, si apriva sempre a tutta pagina e c'erano dei punti fissi in cui andare a digitare e poi con dei comandi a tastiera, eccetera, eccetera, spostarsi in alcuni altri casi. Adesso mi immagino il salva, mi immagino il refresh, piuttosto che delle altre cose. Certo. Però questi sono i presupposti. Se io una pagina web o un'applicazione che si apre una volta così, ma lo dico perché è importante, perché poi ripeto, quando prima dicevo non si può fare tutto, si apre una volta così, una volta qui, adesso me lo invento, una volta qui, e già siamo in difficoltà, non, ripeto, in base alla nostra esperienza, che non è illimitata, ma è quella che io posso condividere con voi, non ho nulla di più, non tutto si può, può essere portato avanti con successo, tant'è che noi molto spesso si prepara una fase di assessment e di analisi iniziale per evitare di disperdere anche tempo e di... Però nell'ambito anche di applicazioni in cloud standard, cioè quando io ti dico standard voglio intendere quello, che siano... Ho capito il significato. Io quello che volevo sottolineare era se c'era una divisione netta fra applicativi e videate, quindi client server o cloud. Questa era la domanda vera, no? Quindi, ti dico di questo... no. Non c'è, e c'è più che altro, ti dico, ogni progetto è molto molto specifico, perché io all'interno per esempio dello stesso SAP che ho citato prima, ma delle stesse altre applicazioni che abbiamo utilizzato, per esempio per un tipo di processo si utilizza una metodologia a coordinate, peraltro si preferiscono altri comandi veloci, comandi a tastiera, perché magari più fruibili. Certo. Recentemente stiamo lavorando con un tool del cliente, proprio del cliente, e lì stiamo facendo un mix con un po' di fatica, stiamo arrivando a buon, però hanno delle menu a tendina che ci stanno mettendo in difficoltà, perché per esempio il menu a tendina, laddove alcuni menu a tendina di alcuni applicativi hanno la prima parte editabile, tu editi e ti fa... Altri non ce l'hanno. Adesso è una cretinata, una sciocchezza, ma siamo sempre su applicativi client server. No, però non è una cosa molto abituale. Esatto, e quindi o nel campo in cui digiti si può agire in un modo per cercare di fare la scelta corretta, laddove non digiti abbiamo dovuto andare con altro modo, abbiamo dovuto aggirare l'ostacolo, quindi anche all'interno della stessa applicazione, ogni applicazione è proprio uno studio a sé stante, e ripeto, non è detto che tutto si possa fare. Posso fare un'altra domanda? Sì. Un'altra domanda è questa, ma che vantaggio c'è realmente fra un automa di questo tipo, che se ho visto bene, quindi emula l'operatività manuale dell'utente,
ha un automatismo completo. Vi spiego meglio la domanda. Sì. Evidentemente ci sono strumenti che già esistono nel web, ma da parecchi anni, magari non hanno nomi così altisonanti, però il web service è uno di questi, o per esempio ci sono gli applicativi che vengono usati per fare le installazioni dei personal computer, no? Quando ci sono le installazioni da fare, c'è un utente che si registra tutta l'installazione, poi crea questo file, lo prende e installa 100 PC. Sì, è la stessa cosa che utilizziamo noi molto spesso con i clienti, certo. Ma quello che mi ha incuriosito è il fatto che più la quantità è alta, tu parlavi prima di metto un foglio Excel che abbia 100 operazioni, 1000 operazioni, 10.000 operazioni, no? Sì. Più l'attività è alta, più è inefficiente, cioè il contrario, dovrebbe essere non visibile il processo, cioè gli schedulatori che fanno queste operazioni lo fanno silenziosamente, eventualmente producono poi un report dove dicono guarda, vai a vedere questa cosa o quest'altra cosa. Il vantaggio visivo è semplicemente quello del dire, siccome parto da un applicativo esistente, automatizzo quello o c'è dell'altro? Perché effettivamente, onestamente, se è noioso vedere una roba che gira, che apre più di No, ma non la devi guardare. L'idea è proprio quello, no? Il discorso visivo è semplicemente perché poi solitamente che cosa si fa e che cosa facciamo anche noi con i nostri automi che abbiamo in casa, che abbiamo fatto per, in alcuni anche per studiarli, eccetera, eccetera. Lo lancio e non guardi, abbiamo un PC che lavora sugli automi e solitamente lo lanciamo al mattino, quando è ora di lanciarlo, le colleghe lo schedulano, lui lavora e noi abbiamo l'altro PC, gli altri PC e non andiamo. Cioè, l'obiettivo non è quello di guardarlo, l'unica cosa è che non possiamo lavorare sullo stesso PC perché fisicamente lui sta lavorando e quindi non lo fa. Certo. No, ma è evidente che, se ho capito bene, il fatto nasce dal concetto che uno non vuole scrivere logica, cioè se io emulo quello che l'applicativo digiterebbe a mano, quindi dall'utente, evidentemente io lo replico e quindi non devo scrivere logica. Se mi interfaccio verso un normale schedulatore che fa delle operazioni con web service, devo comunque scrivere delle logiche, prendere un file, elaborarlo, un input e un output. In questo caso siano proprio due aspetti di, adesso vediamo se ho capito, Giorgio, perché io non è detto che capisca. Credo che siano proprio due punti di vista e approcci diversi. Mi spiego. In un caso il vantaggio, se vuoi, dell'automa è che non devi chiedere al tecnico dell'IRP, non devi chiedere di andare, e in alcuni casi, adesso dico, non voglio citare degli IRP, ma abbiamo dei clienti per esempio che hanno la capogruppo non italiana, l'headquarter, e non può, prima di chiedere una modifica all'IRP potrebbero passare 3 anni, e quindi questo è un buon workaround perché permette di andare a... Perché anche qui c'è tanta codice, tanta logica, solo per dirti, perché gli puoi dire se trovi questo, vedi quello. La differenza è che non lavora silente, diciamo, sulle tabelle, adesso lo dico molto male, da ignorante, ma lavora sostanzialmente a livello di front-end e va a popolare con tutti, col vantaggio, per esempio, di tutti i controlli che il front-end di un applicativo ti dà. Sbagli la data, è già registrato, adesso dico una sciocchezza. E quindi secondo me sono due alternative molto valide, alcune più, ma affrontano e approcciano problematiche diverse, secondo me. Certo, è chiaro. Ha un suo mondo, quindi è applicabile. La cosa più interessante è quella che appunto non devi, cioè prende già la logica che ha l'applicativo, quindi la logica di business che insita nell'applicativo rimane valida. Esatto. I controlli sono tali e quali, no? Però volevo capire se era solo questo o c'era effettivamente, come mi hai risposto tu dicendo io magari ho la capogruppo che non mi caga, nelle mie richieste, quindi io aggiro l'ostacolo facendo una procedura che fa questo, no? Ecco, questo è sicuramente una buona cosa. L'ultima domanda che ho è questa. A noi ci chiedono spesso, per esempio, di automatizzare i processi della riconciliazione bancaria, no? Il che vuol dire anche collegarsi con l'esterno in maniera silente, no? Volevo capire se questo tipo di applicativo può arrivare fino lì.
Quindi provo a rispiegare meglio il concetto. Il concetto è che aziende più o meno grandi cosa fanno? Chiedono di poter interagire con la banca, di poter accedere, prelevare i dati del loro conto corrente e ovviamente controllarli, rinconciliarli con le operazioni interne e eventualmente registrare le differenze. Vorrebbero automatizzare questo processo, no? Adesso so che le banche stanno evolvendo in quella direzione, perché fino a poco tempo fa tu dovevi andare a manina, entrare nel conto della banca, prendere i tuoi dati, portarli fuori, fare questa operazione. E quindi volevo capire il limite di questo applicativo e se poteva arrivare anche lì. Allora, in tutta onestà e trasparenza non abbiamo mai affrontato progetti come questo, quindi ti devo dire, se ti dovessi dire con certezza si può fare o non si può fare, non lo so, in trasparenza. Però ti posso dire che bisognerebbe proprio vedere anche il caso specifico, perché come è in grado di mandare un SMS e farlo mandare quando finisce una procedura, una lavorazione, finisce di lavorare, eccetera, eccetera. So che molte cose si possono fare, perché poi può andare a richiamare, ma se ti dovessi dire che ho la certezza, sì, si può fare in tutti i casi, no. Ma non ho neanche la certezza che sia applicabile a tutti gli ERP, eh. Ne abbiamo fatto con successo in molti, ma non è detto neanche che funzioni con tutti. Certo. Bisogna proprio vedere il caso specifico e qual è adesso dico la routine da richiamare, qual è l'operatività da fare e valutarlo di volta in volta. Bene, grazie. Prego, grazie a te. Ok. Quindi sicuramente tra i vantaggi dell'automa, che non va ad agire sulle tabelle come dicevamo prima, ma simula con una login tutte le operatività, appunto traccia, c'è una tracciatura di tutte le operazioni fatte, si pensi anche dei controlli SOX, dei controlli per eventuali revisori o quant'altro, incrementa la produttività, perché lui lo possiamo lanciare anche sul mio PC, quindi io ho un solo PC ma lo lancio alle 18 la sera e lui può lavorare tutta la notte, poi se si vuole bloccare si può stoppare, eccetera eccetera. La cosa che a me piace di più è che lascia più tempo ai dipendenti per attività a più alto valore aggiunto, incrementa la flessibilità. E qui lo dico io anche perché, per esempio, noi, grazie ai nostri automi, siamo in grado di accettare più o meno picchi dei clienti. Quindi un giorno arrivano 100 bolle da fare, ne facciamo 100, un giorno ne arrivano 1000, ne facciamo 1000 senza dover, anche qui entro certi limiti naturalmente, però evita lavori ripetitivi e aiuta anche in taluni casi, è un'altra cosa che a me appassiona molto, a rivisitare i flussi e i processi aziendali. Naturalmente hanno degli svantaggi, perché a me piace dire che non sono applicabili a tutto e non hanno solo vantaggi, perché è la verità. E innanzitutto c'è sicuramente il costo dello sviluppo iniziale e quindi il costo sia in termini di risorse esterne che interne, perché abbiamo detto che anche dal punto di vista dell'azienda ci deve essere uno sforzo nell'allocare le persone corrette e nel fare e dedicarci il giusto tempo iniziale, perché sennò poi sarebbe la buona uscita del progetto è cruciale per questo, sotto questo punto di vista. La manutenzione, perché io faccio un automa sul mio ERP, poi domani aggiungo una funzionalità e l'automa va rivisto, quindi sicuramente è una manutenzione da fare. E una cosa molto importante che mi permetto di dire sempre nell'ambito della personale esperienza è anche bisogna accompagnare anche i dipendenti verso il cambiamento, e non è da sottovalutare, perché poi siamo, insomma, siamo tante aziende fatte di macchinari, ma molte fatte di persone anche, e anche di persone, e quindi c'è sicuramente lo stress del cambiamento, gestire il cambiamento, perché poi c'è anche il timore, se lo fa l'automa io non faccio altro, in realtà l'esperienza ci dice che il tempo liberato viene impegnato in analisi e altra tipologia di lavori. Adesso alcuni esempi, ma proprio così per citarli, al di là dell'esempio per dire che cosa si può fare, registrazione di incassi e dopo aver verificato la situazione creditoria, questo è un progetto abbastanza, voglio dire, complesso che è stato gestito,
C'è stato innanzitutto, è stato creato innanzitutto un DB che elabora ogni giorno tutti i dati forniti da diverse fonti, quindi abbiamo i dati forniti, estratti dall'RPA e dati forniti da terze parti, eccetera, eccetera, elaborati e viene generato un primo spool che sostanzialmente evidenzia quali sono i casi che si possono lavorare o le prime anomalie. Quindi già qui c'è una prima scrematura di casi che non è possibile elaborare. Perché? Perché magari abbiamo ricevuto un incasso per un cliente che non è aperto e quindi va da sé che non potremo andare ad allocarlo, non potremo andare a registrarlo. I casi lavorabili vengono presi in carico dall'automa che procede a elaborarli nel gestionale. Dopodiché crea un secondo file di scarto, perché magari il cliente è bloccato tecnicamente e non è possibile registrare. Questo è un esempio per dire che ci abbiamo l'interazione tra diverse fonti, creiamo un DB, creiamo uno spool con delle logiche, andiamo, registriamo sul gestionale e dopo aver registrato sul gestionale forniamo gli scarti. In questo caso, a totale quadratura dei casi in input gestiti, avremo due file di scarti. Perché anche qui la cosa che mi piace per Giorgio, con cui ho avuto anche il piacere di scambiare due parole qualche giorno fa, mi piace sempre l'idea della quadratura, ad ogni step forniamo comunque un report di anomalie, in modo tale che siamo certi di non perderci i pezzi. Un altro caso significativo che vorrei condividere con voi è per esempio l'opportunità che è nata a valle dell'introduzione della fatturazione elettronica. In questo caso, per esempio, con la fatturazione elettronica c'erano tutti i dati utili per poter processare la registrazione delle fatture passive. Quindi abbiamo collaborato con un cliente per fare questo automa che, avendo il tracciato record, arricchito con alcune informazioni, perché poi per la contabilità analitica era necessario avere il centro di costo, quindi abbiamo preso, diciamo, un output della fatturazione elettronica, incrociato con un altro file che era per loro l'anagrafica dei centri, conti contabili, eccetera, eccetera, codici IVA naturalmente del gestionale, e abbiamo potuto implementare la registrazione automatica delle fatture passive. Quindi è solo per rese di magazzino, anche in questo caso abbiamo dei file Excel, sostanzialmente in questo caso vi chiedo scusa, con un gestionale del cliente andiamo a leggere dei file Excel e andare a gestire i resi di un magazzino, è un cliente che ha molte movimentazioni. E per esempio in questo caso è stato molto interessante lo studio iniziale, perché per esempio a fronte di ogni situazione era necessario far reagire l'automa in maniera diversa, per cui ho il codice, ho giacenza, non ho giacenza, mi restituiscono i codici, ma li avevo. Insomma, è stato molto complesso proprio nelle analisi per far capire all'automa che cosa era necessario fare. Estrazione documenti da portale, insomma, non mi dilungherei altro perché sono le 18:30, quindi non voglio farvi far tardi, lascerei questi ultimi minuti, non so se qualcuno ha delle altre curiosità o delle altre domande, giusto per non far tardi e non poter lasciare a nessuno il tempo di esprimere un dubbio o una curiosità. Ok. Va bene, spero di essere stata sufficiente. Dimmi. Ma a me così è venuta la curiosità di capire anche come si sviluppano questi automi. Cioè, voi lo fate, cioè, sì. Lo fate voi direttamente. Sì. Io adesso poi, non essendo un informatico, non vorrei banalizzare troppo, dire delle stupidaggini. Però effettivamente poi guardando queste cose mi vengono in mente altri strumenti che ovviamente sono all'interno, che non si possono applicare ovunque, ma sono all'interno magari di software, per esempio, non so, Photoshop, anche lui ha la sua possibilità di fare l'elaborazione batch, quindi di prendere magari 1000 foto che ho e correggere una serie di cose, no? Io registro all'interno
del software le operazioni che tendo a fare e poi le applico a un certo numero di alle foto che mi interessa, piuttosto che le macro. Ecco, adesso sto analizzando, ma io me lo sono figurato un attimino così, ma perché non sono un informatico, le macro che si trovano nei programmi di Office e così via. Ecco, in questo caso questi pezzi di software, questi automi, vengono, cioè si creano scrivendo codice? Assolutamente. Cioè, ci sono dei software già apposta che in qualche maniera consentono di registrare queste... No, perché considera che la logica, Davide, di questi automi è proprio che ogni automa è fatto specificatamente per quel tool. E mentre la macro tu dici, non lo so perché poi le sviluppiamo anche noi, le macro per aiutarci nelle nostre lavorazioni, gli dici ti do un file, lo spacchetti, lo aggreghi, fai delle operazioni, anche dei calcoli. Qui in realtà dici muovi il mouse, vai, clicchi qua, e glielo dici secondo una logica. Quindi c'è magari la predisposizione, come vedevamo qui, di un DB, e sono logiche, eccetera, eccetera. Perché è tutto codice, è tutto programma che viene scritto, e io non sono in grado di farlo, ve l'ho detto all'inizio, quindi non fingo neanche di saperlo fare. È tutto codice che deve dire parti, quando parti. Per esempio, quando abbiamo visto l'automa prima, che cosa diceva il codice? Vai, quando parti, vai, aspetta 5 secondi, poi vai in anagrafiche, in contratto. Ecco, in anagrafiche lui bisogna proprio andare a dire vai in quel punto dello schermo, clicca lì, e così è. Sì. In questo caso sì, in altri casi, per esempio, con i tasti della tastiera, in altri casi. Il salva e control S, e quindi qui il codice gli diceva prendi, vai qui, fai questo, clicca nuovo, oppure schiaccia il codice a tastiera che fa nuovo. Scrivi qui e lo copia dal file Excel. Seleziona questo, la data inizio metti 2025, non so quale abbia messo. La data fine mi metti... Quindi lui, diciamo, bisogna dirgli proprio di andare, dove andare a cliccare, come se fosse un uomo, sostanzialmente. E gli devi anche dire se quando vai qui non si apre la tendina, oppure se quando fai salva hai un pop-up, leggi il pop-up e in base a quello che ti dice il pop-up fai una cosa o ne fai un'altra. È tutta programmazione e viene programmato ad hoc su quello che deve andare ad elaborare. Sì. In questo caso ti dico il file Excel, adesso ve lo posso aprire, se ce l'ho qui, aveva 2 righe, ma solo perché le abbiamo anche rallentate e diventa terribilmente noioso guardarlo. Aveva una riga di testata con 2 righe, il codice si può anche dire ogni volta che finisci una riga fai un report, oppure finisci prima tutte le righe e poi fai il report, però glielo devi andare a dire, naturalmente gli devi dire leggi la data inizio qui, la metti là, vedi questi sono i campi che lui prima ha completato. Mm-hmm. Però è molto custom rispetto all'applicativo che devi andare a trattare, insomma. La peculiarità anche rispetto ad altre cose è proprio questa, che tu hai il tuo applicativo, in base a quello che devi andare a fare, gli devi dire, per esempio a tanti ERP che hanno i pop-up, gli facciamo leggere il messaggio di errore, in base al messaggio di errore si fa una cosa o se ne fa un'altra. Adesso non so se ho... Quindi non è che decido di lavorare massivamente con un'operazione massiva e voglio registrare perché poi, per esempio, non lo so, adesso questo è il nostro programma, poi mi rendo conto che magari per chi non lo conosce è anche difficile, però si può anche dire che quando vai in gestisci i contratti, se non trovi la tipologia, scrivi come scarto, non trovo la tipologia, e passa alla riga successiva. Quindi è un po' questa la differenza, direi, è la cosa che va a fare. Adesso ripeto, questo esempio l'abbiamo fatto vedere su questo applicativo, ma perché è comodo, insomma. Siamo noi un piccolo DB, però l'ambito di applicazione è un po' questo. Posso dire una cosa, Katia? Certo, volentieri. No, ma riflettendo in generale su tutta la cosa, io il mio giudizio è che sicuramente è molto valido in ambiti dove i software gestionali hanno dei limiti. Questa RPA, secondo me, ha l'obiettivo di superare questi limiti, no?
Poi, evidentemente, come dicevi tu, occorre ancora guardare i costi, perché se modificare una logica di un programma, aggiungere una funzione, costa di più o di meno che fare l'automa, è tutto da andare a vedere. Certo. È tutto da andare a vedere, no? Come dicevi tu, da capirlo. Però, in generale, mi pare di capire che laddove il software ha dei limiti di un certo tipo, è chiaro che questo fa il bypass, no? Quindi scavalca il limite. Certo. Poi, a volte magari, perché ci sono degli automi che magari richiedono, adesso me lo invento, 5 giornate di sviluppo. Magari fare l'automa sono 5 giornate di sviluppo, andare a cambiare il mio ERP sono 15. Adesso lo sto banalizzando. No, è corretto. Difatti, ci sono degli altri casi in cui magari fare l'automa ci vanno 15 giorni di sviluppo e cambiare la tabella ce ne vanno 2. E quindi è da valutare. Infatti, è sempre l'approccio che usiamo anche noi quando un utente si chiede un costo. Diciamo, guarda, se l'operatore ci mette un'ora a farlo, poi ce ne mette 5, fallo fare dall'operatore, ma se è il contrario, se l'operatore ci mette 2 giorni, il programmatore ci mette 3 ore, fallo fare al programmatore. No? Quindi... Però se l'operatore ci mette 2 ore, a sviluppare ci metto 2 giorni, però è anche vero che questa operazione la fa 2 ore tutti i giorni per 300 giorni l'anno, 200 giorni lavorativi. Certo. No, il mio era... No, esatto, ma anche quando dicevo attenzione alle risorse, perché se per esempio è un'attività che fa una risorsa che però è molto impegnata a fine mese, magari è vero che non ho un beneficio terribile dal punto di vista economico, però va valutata anche quanto può essere strategico, insomma. O non strategico, o una persona che tutto sommato in quel periodo del mese non ha particolari picchi e quindi non sento la necessità. Ora banalizzo, Certo. Però l'approccio deve essere comunque un approccio, cioè il mio, anche un approccio cauto, verifica delle possibilità, dedicare il tempo, un'analisi iniziale, la modularità, capire se si può fare, non tutto si può fare, valutare l'economicità e conoscere bene i propri processi. No, comunque è sicuramente utile, perché in molti ambiti supera dei limiti, sicuramente. Poi per chi magari gestisce e ha un prodotto proprio, un gestionale che può modificare e diciamo customizzare l'implementazione di un RPA è poco valida, capisco anche probabilmente anche il tuo punto di vista, no? Però se ci interfacciamo a strumenti che sono più standard, in cui magari la personalizzazione può essere più è onerosa e dal punto di vista di analisi funzionale e dal punto di vista economico, secondo me è più quello il caso, più quello, cioè quello sicuramente fa la parte del leone. Eh sì, è proprio quello, sai, come si dice sempre, a me piace sempre dire il dipende, perché io non sono un estremista, né in un senso né nell'altro, dipende un po' dall'ambiente in cui uno si trova, è una possibilità e uno deve sapere che c'è, prenderla per forza no, incaponirsi che dobbiamo automatizzare tutto, come dicevo prima, no, io sono anche pienamente consapevole che non, a volte veramente... Anche la manutenzione dell'automa bisogna tenerla presente, perché poi uno automatizza e va molto bene, però deve anche manutenere, quindi bisogna tenere presente tutto e affidarsi, essere insomma, per cui la presentazione di oggi era per che cosa? Per fare vedere che c'è, se ne parla tanto, che esiste con un esempio semplice, ma per me era molto importante la consapevolezza, le fasi, cioè bisogna proprio essere accompagnati in un percorso di... Che non deve necessariamente sfociare in automatizziamo tutto, secondo me. Poi io esprimo il mio parere personale in base alla mia esperienza, non ho la verità in tasca. Bene, ho parlato di poco, Davide. No, ma va benissimo, figura. Abbiamo iniziato con 7 minuti di ritardo e siamo a 37, perfetto. Quindi direi che è perfetto. No, io sono logorroica, quindi al di là del timore di addormentare qualcuno... No, assolutamente. Ci sono altre domande? Tutto tace. Ma io avevo ancora una domanda in realtà, ma anche lì sempre curiosità. Abbiamo visto l'automa che lavorava partendo da un Excel, nel caso che ci hai fatto vedere, e anche forse in un altro degli esempi, insomma, si partiva da un database, diciamo, in formato Excel. Possono essere utilizzati, li avete già utilizzati anche per invece costruire il database partendo per esempio da dei moduli magari che sono stati magari compilabili, non so, con caselle piuttosto che quindi da scansione sostanzialmente di documenti da cui l'automa possa andare a riconoscere
dei campi magari prestabiliti e inserirli appunto in un software piuttosto che in una tabella, in forma tabellare, in un database? Ti dico la verità, abbiamo provato onestamente qualche tempo fa, forse eravamo ancora noi perché era anche con altri colleghi un annetto fa, avevamo provato perché a noi piace studiare e cercare di capire e avevamo lanciato un progetto pilota per capire se fosse possibile e non avevamo avuto un grande successo, dipende anche molto dalla qualità dell'immagine, sì, dalla tipologia, certo. Perché in teoria dicono di sì, ti dico la verità, in pratica avere il 100%, perché poi quando tu fai un processo così e lo replichi a milioni di record, migliaia, centinaia, devi anche garantire la correttezza, anche un margine di errore. E in questo momento noi, per la nostra esperienza personale, e per un esperimento che abbiamo provato anni fa, potremmo anche riprenderlo, perché forse di un anno e mezzo fa, non avevamo trovato grande soddisfazione. E tecnicamente mi dicono che si faccia, io non l'ho ancora provato con soddisfazione. No, sono sincera, poi ti posso dire sì, si fa tutto. Oh. Avevamo dei margini di errore che non ci lasciavano tranquilli. E quindi... Va bene. Potenzialmente si fa, però potrebbe essere da stimolo per la nostra nuova fase di ricerca. Noi piace provare a... Ah sì, perché se no non progrediamo. Sì. Va bene, io non so se non ci sono più domande, a questo punto saluterei tutti. Vedo che stanno arrivando dei ringraziamenti sulla chat della riunione, quindi mi unisco anch'io ai ringraziamenti a te e a voi per la vostra disponibilità e anche insomma, per averci proposto questo webinar. Se non ci sono altri, vi saluterei. Aspettate, facciamo così, rimetto anche l'immagine, giusto così, per salutarvi di persona. Ecco. Va bene, vi ringrazio tutti e vi do l'appuntamento, penso, per il prossimo giovedì. Adesso non abbiamo ancora l'argomento, ma... manderemo senz'altro l'invito nei prossimi giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao, per la presenza. Ciao, arrivederci. Ciao.